Grazie intanto della partecipazione. Io ho chiesto di poter parlare ai giornalisti, tornando dal Belgio, per cercare di fare un po' di chiarezza coi limiti imposti da un'indagine in corso e quindi dal fatto che c'è un segreto di istruzione che va rispettato. E allo stesso tempo però ho sentito ovviamente la forte necessità di fare un po' di chiarezza su questa vicenda, in particolare su alcuni punti, oltre che a confermarvi naturalmente la mia totale estraneità ai fatti, il fatto che non abbiamo mai corrotto nessuno, ma questo dal punto di vista giornalistico credo che non abbia una grandissima importanza ed è ovvio, mentre invece credo che sia più interessante cercare di fare un po' di chiarezza su alcuni punti su cui mi sembra, dalla rassegna stampa che ho visto rientrando da Bruxelles, che c'è un po' di confusione. Allora, il primo punto secondo me molto rilevante e significativo e che deriva dal fatto che io in questa vicenda qua la mia persona ha un po' due cappelli, però il primo punto essenziale è che la Duferco è completamente estranea a questa vicenda. Per questa vicenda non è una vicenda che riguarda il gruppo Duferco né un investimento del gruppo Duferco, perché questo investimento in Congo, e poi vediamo su cosa, perché anche qui si sono scritte case da gioco, casinò, eccetera, questo investimento invece su una, fatemi dire, una cosa tipo lottomatica, quindi su un progetto industriale abbastanza importante e significativo in quest'area, è un investimento fatto da investitori privati, alcuni azionisti della Duferco, altri che a un certo punto decidono, vedremo come, di fare questo tipo di investimento. Dove? In Congo. Il Congo non è il Congo di Conrad all'inizio secolo, il tenebroso Congo. Il Congo è un paese che ha più di 70 milioni di abitanti, che cresce al 7% all'anno, nel quale non più tardi di un mese fa Confindustria ha organizzato un viaggio di lavoro con oltre 50 imprenditori italiani e un viceministro. È un paese, uno dei tanti paesi del mondo, in particolare dell'Africa, che stanno crescendo significativamente. Quindi, primo, la Duferco non c'entra niente, si tratta di un investimento di soci privati della Duferco. Secondo, il campo di applicazione di questo investimento è un campo di applicazione, fatemi dire, tra virgolette, industriale, ecco perché questo tipo di attività delle lotterie, dei giochi, è un campo a tutti gli effetti molto elettronico, molto tecnologico e molto industriale. È fatto in un paese che per gente abituata come noi a stare sui mercati internazionali è un paese che ha indubbiamente un'importanza ed un significato. Alla fine del 2010 il signor Kubla è dei francesi. Il signor Kubla è una persona che noi conosciamo in Belgio da 20 anni, vorrei dire. Ci presenta gli azionisti della Duferco, perché ripeto l'attività era completamente fuori dal perimetro delle attività del nostro gruppo, presenta un più che un business plan, presenta un vero e proprio progetto su cui, insieme a questi consulenti francesi, che sono consulenti che vengono dalla Française des Jeux, che è la società nazionale francese che si occupa di questo tipo di attività e che hanno attività analoghe in altri paesi africani e quindi le stanno gestendo in altri paesi africani con successo, viene a proporre a questo gruppo di investitori un investimento che sembra molto profittevole sulla carta. I business plan sono sempre fatti così. Specie quando si cerca investitori. Per cosa vengono a proporre? Vengono a proporre una cosa che hanno già fatto, nel senso che questo gruppo di francesi ha avuto dalla Lotteria Nazionale del Congo il compito di fare un piano di ristrutturazione, perché questa società che si chiama Sonal è in crisi,
e ha bisogno, oltre che di una ristrutturazione dal punto di vista organizzativo e tecnologico, anche di un investitore che metta i soldi per rilanciarla. Loro hanno già fatto tutto questo studio, sono già arrivati alla firma di un memorandum of understanding e di un contratto di quello che sarebbe significato il dopo, e ci vengono a proporre questo schema. In questo schema sono previste il pagamento di un certo numero di dollari per spese legali sostenute dalla SONAL, cioè dalla Società Nazionale, nel periodo antecedente di formazione di questo, di questa proposta complessiva, e attività di consulenti che hanno contribuito nella fase precedente a quando ci vengono a parlare, hanno contribuito alla costruzione di questa business e di questa proposta. Ci presentano questi costi come un passivo già esistente che loro si sono assunti per arrivare a confezionare tutto questo progetto e che devono essere saldati. Ok, il progetto sembra buono, gli investitori privati decidono di andare avanti e mi chiedono, e anche questo è il secondo elemento di chiarezza, mi chiedono di occuparmi della questione. E perché chiedono a me di occuparsi della questione? Chiedono a me di occuparsi della questione perché io sto in Belgio da circa 20 anni, questa proposta viene da un ambiente francofono, belga e francese, il Congo è un paese tradizionalmente legato al Belgio e mi si chiede quasi fiduciariamente di seguire l'implementazione del progetto. Cosa che faccio? Cosa che faccio? Incaricando persone, perché naturalmente una cosa che va chiarita è che non sono mai stato una volta sola in Congo, non conosco nessun congolese, tantomeno politici o funzionari pubblici, mi occupo soltanto di dare degli incarichi perché avvenga l'implementazione di una decisione di investimenti presi. Mai decisione fu più sbagliata, e di questo porto la totale responsabilità, non soltanto perché sono qui a dovervi spiegare che cosa è successo, ma perché in realtà questa vicenda si trasforma in un disastro per gli investitori finanziari, nel senso che si lancia il progetto, si prende una sede nel centro di Kinshasa, si prendono altre 12, perché si sta creando una rete di retail, computer, macchine blindate, si monta una struttura da grande progetto industriale e non si va da nessuna, esattamente da nessuna parte, perché nonostante la firma del contratto con la SONAL, quel contratto viene immediatamente impugnato dal governo congolese dicendo che gli amministratori di SONAL non avevano alcun potere per firmare quel tipo di contratto. Penso addirittura in quel momento, siccome sto gestendo soldi di altri, penso addirittura di andare in giustizia, cioè di fare un ricorso in giustizia, e mi spiegano poi che fare un ricorso in giustizia al tribunale congolese non è esattamente la cosa più intelligente. Dopo sei mesi vengono licenziati i francesi e tutto il loro gruppo, che resta in piedi soltanto per la parte tecnologica, ma tutti i proponenti del business vengono completamente evacuati. Il nostro commercialista, così veniamo all'altro tema del commercialista scomparso, un commercialista con cui noi lavoriamo in Belgio da 15-20 anni, di totale fiducia, persona assolutamente seria, nel momento in cui noi stiamo già per chiudere tutto, perché questa fase di sei mesi in cui il gruppo Kubla e i francesi avevano completamente fallito la loro missione, i francesi si erano fatti pagare tutto il pregresso e quindi erano contenti perché avevano portato a casa i soldi delle loro fatture, ma non erano andati da nessuna parte. Noi stiamo già per chiudere, e questo signore, in maniera abbastanza sorprendente dal nostro punto di vista, quando noi diciamo guarda chiudiamo perché non abbiamo più nessuno sul posto, nessuno di noi ha intenzione di andarci, lui dice no, ma come, non avete nessuno sul posto, vado io.
E noi diciamo, ma scusa, tu fai il commercialista, perché vuoi... No, no, perché la mia aspirazione, io mi sono stufato di fare dichiarazione dei redditi e di tenere contabilità a Bruxelles, la mia aspirazione è diventare imprenditore. E qui scatta questa cosa da romanzo del richiamo africano, che per i belgi è un richiamo del tutto particolare. Questo signor De Witt parte e va a Kinshasa, sta a Kinshasa, cambia completamente strategia, non interloquisce più con la società nazionale, perché con la società nazionale non si va da nessuna parte, continua a far lavorare i francesi tecnologi, che nel frattempo si sono, con i nostri soldi, spostati in Ruanda, in Burundi e in Zambia per cercare di allargare questo tipo di attività, ordina container di Gratta e Vinci negli Stati Uniti, per cui arrivano container di Gratta e Vinci negli Stati Uniti, lancia un concorso di Mix Congo, eccetera, eccetera, eccetera. Per farvela breve, anche lui non va rigorosamente da nessuna parte e noi nel dicembre del 2012, cioè 2 anni esatti dall'inizio di questa incredibile vicenda, decidiamo di smantellare veramente tutto, chiamiamo il signor De Witt e gli diciamo: guarda, siamo stufi di buttare soldi in un pozzo senza fondo, si chiude e se ne va. Nel frattempo lui si è messo a fare altre cose, è stato avvinto dalla malia africana, anche di una bella signora africana, che è questa famosa Princess Odette, di cui parla pari match, un personaggio un po' misterioso, che però ha incrociato questa vicenda un po' romanzesca, ci porta via un sacco di soldi, porta via agli investitori un sacco di soldi, non liquida le posizioni che noi gli diciamo di liquidare, quindi lascia un sacco di debiti nei confronti di fornitori su piazza, e a un certo punto, dopo aver portato via molti soldi a noi e dopo aver non pagato molti fornitori, cosa che è abbastanza complicata e rischiosa in un paese come il Congo, scrive un bel memoriale alla moglie e sparisce. In questo memoriale c'è scritto che dietro quelle fatture inizialmente pagate ci sarebbe stata della corruzione, e che il signor Kubla avrebbe pagato alla moglie del primo ministro congolese 20.000 euro a Bruxelles. Per questa storia io sono stato chiamato, come era probabilmente giusto fare, dal giudice di istruzione belga. Sono partito volontariamente e sono andato a dare tutte le spiegazioni che potevo dare in base alle mie conoscenze e al fatto che, ripeto, non avevo mai conosciuto nessun congolese e non mi ero mai recato in quel paese a fare alcunché, e a un certo punto mi sono trovato ammanettato, senza gli occhiali, e vabbè, è iniziata questa vicenda sulla quale non vale la pena di soffermarsi, perché per fortuna è durata poco, ma che mi fa dire, con tutto il rispetto per le esigenze del giudice di istruzione, per tutto il rispetto, ripeto, di un'indagine che è ancora in corso, che questo arresto mi è sembrato completamente ingiustificato e immotivato, tenuto conto che non c'era più rischio, se mai vi è stata corruzione, che la corruzione continuasse in Congo. Non c'era il pericolo di fuga, perché siamo andati spontaneamente a parlare, a cooperare per l'affermazione della verità, non c'era nessuna possibilità di collusione, perché il signor Kubla era impedito di contattarci in tutte le settimane precedenti, e se io e il signor Croci volevamo colludere abbiamo avuto 20-30 giorni per colludere, quindi mi è sembrata davvero un po' eccessiva. Però è successo, e come tale sono qua. Questa è la pura verità dei fatti, ecco. Per cui faccio questa ho fatto queste considerazioni e sono disponibile a rispondere ad alcune vostre domande, sempre con i limiti dell'indagine istruttoria, quindi del segreto istruttorio, perché credo che sia giusto che l'opinione pubblica sappia come sono andate le cose.
e al limite capisca quanto sono stato coglione, perché la morale di questa vicenda è una morale per un industriale, per un manager come me, molto triste, ma non per la vicenda delle manette, ma è molto triste dal punto di vista professionale e autocritica nei miei confronti, perché la morale di questa cosa è che non bisogna mai spingersi fuori dai perimetri dei propri business, dei business che si conoscono, perché quando lo si fa si entra in terra incognita e si fanno gravi errori, e che il richiamo che pur l'Africa ha per operatori internazionali come me è un richiamo che bisogna affrontare con estrema prudenza, perché questi paesi sono ancora paesi molto difficili, sono paesi estremamente complessi e in cui se non si è veramente insider e conoscitori non si va da nessuna parte. E quindi la responsabilità professionale grossa che ho è stata quella di portare, di consentire che il signor Kubla presentasse a questi investitori finanziari questo progetto, che appariva così interessante anche dal punto di vista industriale, e di averlo gestito malissimo, perché si è risolto in un grave disastro economico e questi investitori finanziari hanno perso tutti i loro soldi per un ammontare che sfiora i 10 milioni di dollari, quindi è stata una cosa abbastanza pesante. In una lunga vita come la mia di affari capita di fare purtroppo errori abbastanza importanti, questo credo che sia stato uno dei più importanti che ho fatto.